Ciao a tutte e a tutti. Allora, video mi metto la tinta con voi. Questo è il terzo che faccio. Intanto mi preparo, ormai avete visto come funziona, quindi mi metto i guanti. Già ho preparato qui il colore, adesso lo devo mischiare. Ah, ecco, mi dimentico sempre di mettermi un po' di olietto qui per non macchiare la cutie. Vi metto tutti i link come al solito perché altrimenti me lo chiedete spesso. Il video sul mio colore di capelli, il video su come applicare la tinta in maniera un po' più precisa, in cui vi spiego proprio come fare le divisioni. Tutti i link qua sotto, insomma, di video che possono interessare quello che sto facendo in questo momento. Ho fatto altri due video come questo. Nel primo parlavo dei titoli a chiappa visualizzazioni, anche di altre cose, però ecco, l'argomento predominante era quello. Nel secondo avevo parlato del bullismo. Parlo a bassa voce perché c'è mia figlia fuori, non voglio che senta. Ho tolto quel video, cioè è visibile solo per chi ha il link, quindi non può vederlo chi non l'ha mai visto, insomma, per chi magari ha commentato, va a leggere la risposta, loro lo possono vedere. Ho scritto i motivi sulla pagina Facebook, Instagram, no, Instagram no, non mi ricordo se su Instagram l'ho scritto oppure no, comunque. Ho scritto in sostanza che mi mozza un po' la testa alla ripresa, scusate, ormai ho tutte le mani oliate, abbiate pietà di me. Tolto perché una bambina, insomma, che va in classe con mia figlia lo ha visto, ha anche commentato sotto al video col nome di mia figlia, io infatti l'ho cancellato. Mi dispiace se stai guardando questo video, però io non pubblico neanche il nome di mia figlia, non ancora, adesso vedremo più avanti. Mia figlia è andata di sotto e c'è Olga che piagnucola perché voleva seguirla, evidentemente. Tolto perché in quel video, pur non parlando in maniera maleducata, per carità, non ero arrabbiata, l'ho fatto a distanza di tempo proprio perché non volevo fosse una cosa fatta al momento così di getto, con la rabbia così, e quindi ho aspettato. A me andava bene come video, come era venuto, insomma, erano solo delle chiacchiere, vi raccontavo un po' come era andata la cosa, la questione di mia figlia. Però lei l'ha visto, ne ha parlato anche a mia figlia, ne ha parlato anche a mia figlia, io invece lei non avevo detto niente, niente su questa cosa qui, su quello che avevo scritto, così io ho detto quello che era giusto e quello che era sbagliato, però non mi sono soffermata con lei a dire la maestra ha sbagliato perché, cose così. E siccome io in quel video dico queste cose, mia figlia comunque il video non l'ha visto, mi ha chiesto di vederlo e non glielo ho fatto vedere, però lo possono vedere delle sue compagne di classe che quindi sanno qual è l'insegnante di cui parlo, il preside e tutto. Non voglio andare a sminuire l'autorità dell'insegnante, però la quinta è finita, mia figlia il prossimo anno farà la prima media, non abbiamo più niente a che fare con l'insegnante dello scorso anno, quindi io rimetto il video online. Poi non volevo neanche che la bambina in questione, o mia figlia, l'altra bambina a cui era successa questa cosa, pensasse che io sono ancora arrabbiata per quello che è successo o che mia figlia fosse arrabbiata, perché non è assolutamente così, è tutto passato, finito e basta. Quindi io penso che lo rimetto online perché comunque anche con lei è passato un po' di tempo, le cose si sono chiarite, va tutto benissimo e quindi io lo rimetto online. Intanto comincio a mettermi la tinta. In effetti anche alcuni di voi mi hanno detto brava, hai fatto benissimo, è una scelta ammirevole, insomma, il fatto che ti preoccupi anche per gli altri bambini che non c'entrano niente con mia figlia, però per il fatto che loro comunque andavano in classe insieme. Grazie per le belle parole che mi avete riservato. Adesso sinceramente non mi sento più in colpa, quindi io lo rimetto online. Un video già un po' più vecchio e più difficile che venga trovato da queste bambine qui, insomma, loro magari seguono i canali appena usciti. Io non pensavo che comunque loro mi seguissero proprio, pensavo guardassero un video ogni tanto, così un tutorial, no? Che guardassero proprio tutti i video. Boh, vabbè, mia figlia si annoia a guardare questa roba, guarda qualcosina su YouTube, ma sono tutorial appunto di braccialetti, cose così, giochetti, cartoni con le Barbie, cose così. Intanto mi metto la tinta. L'altra volta vi avevo detto che mi ero fatta un ritocchino tra una tinta e l'altra perché i capelli mi sono cresciuti tanto ultimamente. Oggi è il 6 giugno, io non ho fatto il ritocco in mezzo, l'avrei voluto fare la settimana scorsa ma non ho assolutamente avuto tempo. E quindi volevo fare il ritocco questa settimana solo davanti, ma ho visto che c'era già un centimetro e quindi faccio direttamente tutta la tinta. Quando passano 3 settimane è ora di farla. Volevo raccontare una cosa che faceva ridere, poi passo all'argomento del video che riprende quello del primo video, ovvero quello dei titoli a chiappa visualizzazioni. Dunque, l'altro giorno ero con gli scout con mia figlia, ho pubblicato una foto su Instagram in cui dovevano giocare anche i genitori. Anch'io ho fatto scout, ve l'avevo già detto in altri video, sono fatto le coccinelle, le guide, sono arrivata fino in noviziato. Gli scout ti rimangono nel cuore, scout una volta,
scout per sempre, così si dice e così è verissimo. È stato stupendo, ogni volta che ci sono queste attività con i genitori mi diverto un sacco perché torno con i ricordi a quel periodo, è una cosa stupenda. Mi dispiace che non ho possibilità di riprendere, altrimenti veramente lo farei come capo. Sto dicendo, la mamma mi ha chiesto, non con nonchalance, di che anno fossi, cioè... A me è normale che quando ci sono attività con i genitori, insomma, si vede un po' la differenza tra me e le altre mamme, insomma, che sono un po' più grandi di me. Mi chiedo sempre, ma tu sei giovanissima, ma quanti anni avevi quando l'hai fatta? Così. Stavolta la domanda è stata strana, cioè come se voleva trovare un modo per chiedermelo, però la scusa che ha trovato era molto campata per aria, tipo, ma di che anno sei? E io, ma perché, scusa? No, perché pensavo che se eravamo dello stesso anno, allora forse anche tu avevi conosciuto quel capo lì, perché non so se te lo ricordi. No, guarda, io non lo conosco proprio, mi dispiace. Ah, no, comunque l'avevo capito, che eri più giovane. Allora, se l'hai capito, come lo domandi a fare? Ho capito, insomma, che stava cercando un modo per chiedermi quanti anni avevo, ma cercava una scusa, ma io non mi sarei assolutamente offesa se mi avesse detto, oh, sei giovane, quanti anni hai, così. Boh, ha fatto sorridere sta cosa, l'ho buttata a ridere ovviamente, non è che mi sono offesa. Il momento di questo video è, ancora una volta, la ragazza di cui ho parlato la volta scorsa ma che non ho nominato e questa volta farò, l'avrete letta sicuramente anche nel titolo perché nel titolo lo volevo mettere. Carlita Dolce, diciamolo, sfatiamo questo mito. Allora, annuncio ufficialmente che ho tolto iscrizione ovunque, da YouTube, Instagram, Facebook, Carlita Dolce Cucina, tutto quanto, tolto tutto, perché